le tue prime sensazioni dopo una settimana di ritiro? Diciamo molto buone, perché vedo un gruppo molto molto affiatato, e quindi mi hanno aiutato sicuramente ad inserirmi, e penso che sia stata una buona prima settimana di ritiro. Ecco, per te è stato facile anche in quanto nello spogliatoio gialloblu hai trovato dei vecchi amici con cui hai già condiviso tanti anni nelle giovanili del Milan, e non solo. Sì, ne ho già trovati tanti, da Valotti a Fossati, Albertazzi e anche Nando Coppola quando mi allenavo sui prima squadra. Quindi diciamo che prima o poi ci si ritrova sempre, no? Sono contento di questo, perché sicuramente loro mi daranno anche una mano sopra, dentro e anche fuori dal campo. Prima si scherzava con l'addetto stampa, insomma questo 9 è un numero che pesa davvero tanto, anche perché insomma indossi quella che è stata la maglia di uno dei giocatori più forti a livello nazionale, non solo, ovvero questo 9 di Luca Toni, che adesso è finito sulle tue spalle. Che sensazioni provi? Beh, quando ho scelto questo numero sapevo che era un numero molto molto pesante qua a Verona, perché Luca ha fatto veramente tanti gol qua. Però penso sia una bella sfida per me anche portare un numero così, così pesante, e comunque spero di fare tanti gol anche per aiutare il Verona. Ecco, da bomber a bomber, appunto, da Luca Toni a Simone Andraganz, parlavo con tuo padre qualche giorno fa, insomma, mi fa: mio figlio è più forte di me, la cosa che sicuramente ci caratterizza è il fatto del fiuto del gol. Questo è nel DNA della famiglia Ganz, ce l'abbiamo nelle corde, insomma, e vi garantisco che Simone Andrea fa è un ragazzo molto diligente, un grande professionista, e che ha subito sposato la causa gialloblu. Sì, appena ho saputo di questa opportunità ho deciso subito di venire qui, perché mi hanno dimostrato che volevano puntare su di me, e questa per me è la cosa più importante. È da dimostrare che io sia più forte di lui, perché comunque ha fatto una carriera fantastica, quindi diciamo che questo spero sia un mio punto di partenza per fare sempre meglio. Ecco, concedimi una battuta, non c'è due senza tre. L'ultimo anno, ovvero lo scorso, non è andato benissimo dal punto di vista di squadra, però personalmente parlando per te è stato un anno positivo, perché comunque 16 gol in una condizione generale a Como non certo ottimale è la dimostrazione del fatto che insomma tu ti sei messo il Como appunto sulle spalle e cercato fino all'ultimo di provare a mantenere la categoria. Poi vabbè, per vari motivi non ci siete riusciti, però prima li ha portati in Serie B, poi appunto hai fatto 16 gol, quindi insomma gli ultimi due anni hai dimostrato meglio quali sono le tue qualità, le tue caratteristiche soprattutto. Sì, se io comunque sono riuscito a fare molto bene, a fare tanti gol a Como, è stato sicuramente merito dei miei compagni che mi hanno agevolato molto. Ho fatto dei bei gol, però penso che ormai la stagione passata me la lascio alle spalle, perché ogni anno bisogna riconfermarsi, quindi adesso ho la testa qua e spero di fare bene in una piazza così importante come Verona. Abbiamo parlato di Luca Toni, è rimasto invece un altro grande bomber che ci aspettiamo tutti tanto da lui, non solo da te, ovvero Gianpaolo Pazzini. Insomma, che effetto ti fa avere a fianco un altro ex milanista, peraltro un altro bomber con la B maiuscola? Sì, io l'avevo già conosciuto. Penso che quest'anno potrò imparare tanto da lui, perché è un giocatore molto importante che ha fatto tanti gol nella sua carriera, quindi cercherò di trarre ogni cosa positiva in lui e sicuramente lo userò come esempio per me. Ecco, tu sei punta centrale in questo 4-3-3, però hai dimostrato di poter essere anche un esterno, perché tra le tue caratteristiche c'è anche la corsa. Insomma, sei un giocatore che un po' di corsa ce l'ha, chiaro, non sei un'ala che ti fa tutta la fascia, però insomma puoi anche giocare come esterno. Questo per dirti, tu nel caso in cui ci sia la possibilità puoi coesistere insieme a Pazzini? Ma io penso di sì, io mi metto sicuramente a disposizione del mister in tutti i ruoli che mi farà fare. A me piace stare in mezzo all'area, ovviamente, perché un attaccante, la cosa più importante per un attaccante è il gol, quindi io penso che sì, sicuramente possiamo così stare Pazzini, perché no? Setti, presidente, insomma, ha creduto molto in te come direttore sportivo Fusco. So che c'erano altre squadre che ti volevano, non solo in Serie B ma anche in Serie A, però tu da subito hai deciso di sposare appunto la causa dell'Hellas Verona. Cosa è stata la cosa che ti ha maggiormente colpito appunto del progetto del club di Via Belgio? Come ho detto prima, quando una società dimostra così fortemente di volermi, io non ci penso due volte. Il Verona è stata comunque la società che mi ha voluto di più,
fin dall'inizio, perché stiamo parlando comunque di mesi e mesi, quindi io quando sento la fiducia in me, io sono anche uno abbastanza impulsivo, quindi quando sento di andare in una società mi convinco, e quella è stata e penso sia stata la scelta migliore per me in questo momento. Ecco, l'ho visto anche dal tuo commento sui social, non appena è stato ufficializzato il tuo passaggio, e aggiungiamo anche finalmente il tuo passaggio appunto in giallo blu, che tu hai voluto anche ringraziare i tuoi agenti, che insomma si sa nel calcio moderno, i procuratori, nel tuo caso appunto avendone due, bisogna parlare in plurale, hanno sempre un ruolo determinante, immagino anche loro abbiano tra virgolette spinto per far sì che appunto si concretizzasse questa operazione con la Juve. Sì, sì, assolutamente, li ho ringraziati perché penso sia giusto fare una cosa del genere, perché hanno lavorato molto bene. Mi sono sempre stati vicino, quindi pensavo fosse giusto ringraziarli, e sì, anche loro come me alla fine abbiamo sposato tutti insieme questo progetto, perché pensiamo tutti insieme che sia un punto di partenza per cui fare veramente molto bene. E tu arrivi a Verona con la formula del prestito, un diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juve, insomma questa è dimostrazione del fatto che la Juve non ha alcuna intenzione di perderti facilmente. Sì, arrivo con questa formula, però queste cose le vedremo a fine campionato in base a quello che farò, quindi ci metteremo a tavolino e poi vedremo cosa succederà. Verona insomma è una piazza che non merita, o meglio non ha bisogno di tante presentazioni, perché insomma l'Elias è conosciuto, la curva sud ancora di più. Tu per le tue caratteristiche, per il tuo pathos, per la tua determinazione in campo, insomma secondo me questo potrebbe essere veramente l'ambiente ideale per te per spiccare il volo. Questo ovviamente vuole essere il nostro augurio, anche perché quest'anno non c'è l'obbligo di vincere, però bisogna fino all'ultima giornata cercare di tornare in Serie A, questo sicuro. Beh sì, comunque per vincere comunque bisogna lavorare giorno dopo giorno e fare sempre le cose con grande professionismo, quindi questo è quello che stiamo facendo da una settimana a questa parte, anche grazie al mister che vuole tanta intensità, e stiamo lavorando bene. E poi le somme vengono sempre fatte a fine campionato, mai prima. Ecco, parlavi di Pecchi, appunto, una metodologia di lavoro completamente diverso da chi l'ha preceduto qui a Verona, grandissima intensità e soprattutto tantissimo pallone, perché abbinata anche la parte atletica, tante volte anche con la palla, e soprattutto ritmi veramente molto molto alti in allenamento. Ma Silvio è stato con Benitez, quindi ha avuto tanta... Mi hanno detto che lavorava tanto con la palla, anche lui sta facendo la stessa cosa, però diciamo che stiamo facendo fisicamente non, ma con tutta l'esperienza che ha il mister sicuramente è un esempio da seguire e lo ascolteremo in tutto e per tutto. Avendo già giocato con Fossati, ce lo descrivi un attimo, visto che appunto è uno dei volti nuovi del Verona, e come lo sei tu, che giocatore è, visto che appunto abbiamo già visto come mezzala in mezzo al campo giallo-blu, bisognerà vedere se poi tornerà a fare il regista nel caso in cui dovesse andare via Viviani. Si parla di Bessa, un altro tuo ex compagno l'anno scorso a Como, di proprietà dell'Inter, insomma parlando invece da Fossati, che tipo di giocatore è, che peraltro Marco è stato presentato ieri? Marco ha grandissime qualità tecniche e fisiche, quindi può fare il regista, può fare la mezzala all'inserimento, quindi sicuramente è un giocatore molto importante, perché l'anno scorso ha vinto il campionato col Cagliari. Siamo una squadra già molto molto forte secondo me, e quindi sicuramente ce la giocheremo con tutti. E venisse anche Bessa, dici, anche questo è un bel giocatorino. Sì, io ci ho giocato l'anno scorso, ci giocavo contro in primavera, ho sempre pensato che fosse uno dei giocatori con più qualità comunque che ci fosse in giro, quindi se verrà Bessa ben venga, perché comunque abbiamo bisogno di tutti. Ultima, al pubblico di Verona, ai tifosi dell'Ellas, cosa ti senti di dire? Promesse no, perché immagino è inutile fare adesso, però no, mi sento di dire che comunque darò tutto quello che potrò dare, e spero sicuramente di fare più gol possibili per sposare la causa Verona. Un obiettivo in termini di gol? È inutile fissare paletti? No, è inutile fissare palette adesso, perché è presto, non mi sono mai dato degli obiettivi, io spero sempre di fare più gol possibile, però darmi degli obiettivi poi non è giusto secondo me, non l'ho mai fatto.